accomodati. Grazie Silvia. Avremo un sacco di sorprese, tante persone che ti vogliono bene. Stai serena. Non lo so, è l'effetto della vacanza. Sai quando vai in vacanza e ti rilassi un sacco? Che rientri a Milano e ci sono tutti... Uno si innervosisce più in fretta. Dopo 3 giorni dalla vacanza sei un'altra volta stressato. È assurdo. È la prima volta che portavi pronti ai posti? No. No. Via! Stiamo iniziando. Ma non me lo faccio più, è un tic che ho. Cosa un tic? Mi dice che me lo devo dare così, convinto. No, fischia. Sa che venerdì bisogna mettere non il trucco resistente all'acqua, il trucco indelebile. Li ho fatti gli incontri col prete. No, troppo casino, troppo. Mi piaci Belen, viene fuori proprio bene. Sì? Tu, guarda, veramente, sei tremenda. Wow. Grazie. Ecco, il tuo bello. Purtroppo c'è una situazione non tanto felice e quindi arriva mia mamma, mio padre. Ma cosa è successo? Oggi. C'è mio nonno che non sta bene. Ah, mi spiace. Ma com'è, essendo lui un papà molto giovane oltretutto? Sì, è molto giovane, ha la stessa età che aveva mio padre quando io sono nata. Quindi ho ripetuto un po' la storia. È un padre stupendo, è un padre presente, è un padre che non vuole mancare nelle giornate. Quando ogni volta che lavora lui va fuori Milano molto spesso e ci tiene sempre a rientrare così, cioè, così reale, con gli alti e bassi, problemi, non problemi, vuoti, non vuoti, amore, discussioni. Ma è così reale, quello che è, non è. Cose inesistenti, fumo, robe. Ciocca! Era il maglietto, eccetera. Fatto questo provino, io ho detto questa qui. Però poi alla fine, diciamo dopo 2 anni, mi sembra, è arrivato Franchino, insomma, che tu li conosci bene, sì. E si è venuto a casa e io le ho proposto l'Isola dei Famosi. E lei mi ha detto... Sì, animale, meglio di no. Meglio di no. È già impegnato comunque. Allora, Valentina, come ci si sente ad essere ancora un sex symbol? Non mi piacerebbe neanche definirmi tale, non mi definisco neanche tale perché è inevitabile che è la conseguenza del lavoro. Gli attori di cinema e di teatro erano molto snob nei confronti delle fiction. Siamo arrivati oggi che tutti ci vogliono lavorare, quindi questo... Noi, questo è il messaggio che vuole mandare. È uno che da giovane, per pagarsi gli studi, faceva il buttafuori in discoteca. Uno che aveva la fidanzata, la bella Amalia. È un papa che twitta, un papa che per festeggiare il suo 77° compleanno, lo scorso 17 dicembre, ha invitato a colazione 4 senza tetto. Io penso che sia veramente possibile fare qualsiasi cosa, perché stiamo parlando del papa. E quindi penso che in questo momento mondiale, non soltanto di crisi italiana, ci sia veramente bisogno di un esempio come lui. Tutti dovrebbero prendere spunto, il governo per esempio. Ah. Apra di più la bocca, signora. No, quella che devo mangiare io. Ho piegato l'ostia.